Amici carissimi, bentornati a una nuova puntata di questo nuovo ciclo di catechesi chiamato Girare nella Divina Volontà. Siamo giunti, questa credo che sia la quarta, dovrebbe essere puntata, adesso controlliamo, ma credo di sì. È un ciclo di catechesi sulla Divina Volontà, che ripetiamo sempre nell'introduzione, poi tra un po' non lo ripeteremo più per non essere monotoni, si cita in continuità, diciamo, ideale con gli altri cicli di catechesi che mi sono trovato, speriamo, mosso da buona ispirazione, insomma, a compiere, che sono appunto il dono della Divina Volontà, Adamo e la vita nella Divina Volontà e poi fondersi nella Divina Volontà. Ecco, a questi cicli di catechesi poi si può, per chi vuole, aggiungere anche una montagna, insomma, di meditazioni che sto cercando piano piano di portare avanti, anche questa in forma pubblica, su ogni singolo brano del libro di Cielo. Siamo giunti più o meno a metà del cammino, perché abbiamo iniziato il 18° volume anche con le meditazioni. Bene, passiamo subito, adesso che ci siamo reintrodotti, alla lettura del primo brano di oggi, che è dal volume 12, 9 gennaio 1920. Io ho qualche dubbio, ecco, che le date siano perfettamente corrispondenti al reale, insomma, perché comunque leggo il brano, che sicuramente è un brano del libro del libro di Cielo, che oggi dice questo: stavo pregando e col mio pensiero mi fondevo nel volere eterno, e portandomi innanzi alla maestà suprema dicevo: eterna maestà, vengo ai tuoi piedi a nome di tutta l'umana famiglia, dal primo fino all'ultimo uomo delle future presenti e passate generazioni, ad adorarti profondamente. Ai tuoi piedi santissimi voglio suggellare le adorazioni di tutti. Vengo a riconoscerti a nome di tutti, creatore e dominatore assoluto di tutto. Vengo ad amarti per tutti e per ciascuno. Vengo a ricambiarti in amore per ciascuna cosa creata, in cui tanto amore ci hai messo dentro che mai la creatura troverà amore sufficiente per ricambiarti in amore. Ma io nel tuo volere trovo questo amore. E volendo che il mio amore, come gli altri atti, siano completi, pieni per tutti, perciò sono venuta nel tuo volere, dove tutto è immenso ed eterno, e trovo amore per poterti amare per tutti. Quindi ti amo per ogni stella che hai creato, ti amo per quante gocce di luce e intensità di calore che hai messo nel sole. Mi fermo, primo pit stop, perché già qui siamo subito. Qui c'è una specie di aereo che è decollato senza fare il rullaggio e mettersi in coda nella pista. Manco ho cominciato a leggere, siamo già andati altissimi, insomma, ben oltre le nubi del cielo. Allora, anzitutto qui vediamo, no, come abbiamo già visto in altre puntate, come il girare nella Divina Volontà è un'operazione che trova, diciamo così, un ambito privilegiato, ma anche un perfetto compimento nella fusione. Sono due, come dire, operazioni spirituali distinte e distinguibili. Ecco. Però, ecco, una fusione fatta attraverso un grande giro è una grande fusione. E qui in effetti Luisa dice: stavo pregando e col mio pensiero mi fondevo nel volere eterno, e portandomi innanzi alla Maestà Suprema dicevo. Allora, passo indietro. Allora, noi dobbiamo tenere presente una serie di cose. Primo, che Dio esiste e che a lui è dovuta l'adorazione.
La prima è la più importante cosa. L'adorazione è un atto dovuto, come tanti altri nei confronti dell'Altissimo, in forza della virtù di religione. La virtù di religione è la principale parte della serie di virtù che concorrono a formare la virtù cardinale della giustizia. È la parte più importante perché la virtù di religione regola la giustizia secondo Dio. E giustizia, secondo ciò che ci hanno insegnato i nostri padri romani, significa stabilire e regolare ciò che è dovuto a ciascuno. In questo caso ciò che è dovuto a Dio. Ora, l'adorazione è un dovere che noi abbiamo nei confronti dell'Altissimo, adorazione che si esplica con atteggiamenti interni ed esterni. Si adora Dio piegando le ginocchia davanti a Lui, nei momenti opportuni e nei luoghi opportuni. Noi abbiamo soprattutto l'adorazione eucaristica, il tabernacolo, la parte della messa dove c'è la consacrazione, e la nostra preghiera personale che possiamo fare in ginocchio appunto come gesto di adorazione esterna. Poi c'è l'adorazione interna dovuta a Dio, e qui oggi già sta parecchio in crisi l'esterna, detto tra noi, perché si vedono tante cose, insomma, si vedono sempre più allucinanti, tra l'altro, no? Ma l'adorazione interna, adorare Dio nel nostro cuore, adorare Dio nei suoi disegni imperscrutabili. Ah, qui sono in molti a cadere, eh? Per esempio, l'adorazione di Dio e dei suoi disegni esclude, questa è una delle cose presenti negli scritti di Luisa, esclude, cioè, di rivolgere mai e per nessun motivo a Dio la domanda perché. Perché a Dio non si dice mai, in nessun caso e per nessun motivo. Perché dire perché è il contrario di adorarlo. Perché l'adorazione è proprio un atto di sottomissione unico. Io sono una pulce, tu sei l'Eterno, d'accordo? È vero che Dio, come dire, con noi si relaziona in termini tutti di amore, lo impariamo dagli scritti, no? Ma il fatto che Lui sia tutto amore nei nostri confronti non fa cessare la distanza infinita che c'è tra il Creatore e la creatura. Noi siamo meno di una pulce nei confronti di un elefante, molto meno. Noi non capiamo niente, dicevo durante la Santa Messa di questa sera, che è stata messa oggi, avrà sentito la prima lettura, c'era il termine della vita terrena di Elia, il rapimento di Elia sul carro di fuoco. Guardate che non c'è nessuno che sa che fine ha fatto Elia, neanche i santi, neanche i dottori, neanche i grandi esegeti della Sacra Scrittura, nessuno si è azzardato a dire che fine ha fatto Elia, dove sta Elia adesso? È morto? Non è morto? Dov'è? Boh, non lo sappiamo. E Dio questo non ce l'ha detto, d'accordo? E non lo sappiamo. Perché è così importante un particolare? Cioè, beh, che ci importa? Non è che ci importa. Questa è una delle tantissime cose che non sappiamo e che Dio non ce le dice perché non è necessario che noi le sappiamo. Non c'è nessuna necessità di sapere adesso dove sta Elia. L'adorazione profonda. Allora, vengo ad adorarti profondamente, ma non solo per me, quindi lo faccio io, ma a suggellare l'adorazione di tutti. Noi conosciamo tanti veri adoratori dell'Altissimo, cioè chi ascolta questa condivisione si chieda, ti risulta che tu conosci tanti adoratori,
esteriori ed interiori. Poi, vengo a riconoscerti a nome di tutti, creatore e dominatore assoluto, i due attributi di Dio, l'essere creatore, il santo catechismo di San Pio X, Dio è l'essere perfettissimo, questo tanto biasimato oggi, no? Creatore e signore del cielo e della terra, no? Vengo a riconoscerti a nome di tutti, creatore e dominatore, attenzione che dominatore è sinonimo di signore, perché signore in latino è dominus. Dominus deriva il dominio quiritario nel diritto romano, era la proprietà assoluta su una cosa, cioè dominus significa il padrone, è proprio il padrone in senso forte, cioè il padrone nel senso che comanda lui punto e basta, cioè che tutto quanto è suo, assolutamente suo. Creatore significa che dall'essere la vita a tutte le cose è lui, e anche a te ha dato l'essere e la vita. Figuriamoci oggi con tutte quante le stupidaggini che fanno circolare in giro, insomma, tra evoluzionismi, provenienza del mondo dal caos e dal caso, tutte queste stupidaggini qui. Oggi ancora meno si dà a Dio la riconoscenza di creatore e di dominatore assoluto, anzi gli si nega, proprio in termini proprio diretti, espliciti. Quindi pensiamo quanto è necessario oggi fare questo tipo di adorazione, no? Quindi, a Dio l'adorazione è dovuta, essere riconosciuto come creatore e dominatore è dovuta. L'amore è dovuto a Dio. Vengo ad amarti per tutti e per ciascuno, a ricambiarti in amore per ciascuna cosa creata. Perché è dovuta? Perché è il primo comandamento. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Amare Dio non è un optional. Dice, ma sì, ma... cioè, adesso qui andiamo ancora. Chi è che ama Dio con tutto il cuore? Chi è che ama Dio con tutta la mente? Chi è che ama Dio con tutte le forze? Con tutto il cuore è la dimensione affettiva. Chi ha il cuore, come dice Gesù, là dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Chi è che ha il cuore in Dio, che ha il cuore in cielo? Chi è che è innamorato dell'Altissimo, che gli interessa che di tutto quello che dice, che pensa e che fa sia contento il Signore e non una creatura? Chi è che ama Dio con tutta la mente? Che significa? Significa applicare la mente alla conoscenza di Lui. E i giri nella Divina Volontà sono una grande applicazione della mente alla conoscenza di Lui, no? Cioè, oggi siamo in tempi, chi è che si cura di fare qualche buona lettura, ascoltare qualche buona catechesi? Chi ascolta questa un pochino Dio con la mente lo ama, perché già il fatto che sta impiegando un pochino del proprio tempo ad ascoltare comunque sia un intervento, diciamo così, per a sfondo religioso, vuol dire che ha fatto la scelta di dedicare un pochino del tempo a conoscere l'Altissimo. Questo significa amarlo con la mente. Amarlo con la mente è anche, come abbiamo visto prima, adorare i suoi imperscrutabili disegni, quindi sottomettere la nostra intelligenza per amore all'infinita intelligenza divina. Amare Dio con tutte le forze. Costa osservare la sua legge, costa obbedire a un comandamento, costa dire no a un peccato, lo faccio. Costa obbedire a Dio con la dura legge post peccato originale, ma adesso è legge del lavoro. Sì, costa pregare, sì che costa pregare. Pregare è un sacrificio, se no non sarebbe un'opera penitenziale. Non è un sacrificio perché pregare Dio non sia la cosa più bella che esiste al mondo, ma perché noi in questo mondo non abbiamo la possibilità di pregare godendo come gli angeli del cielo e come i santi. Noi preghiamo, ma Dio non lo vediamo. Dobbiamo starci con la testa, dobbiamo fare un atto di fede, dobbiamo combattere contro le distrazioni, e dobbiamo combattere contro la fatica, d'accordo, di pregare, di essere fedeli alla preghiera. Ecco, allora capiamo che cos'è
girare nella divina volontà, no? Venga ai tuoi piedi. Allora, noi conosciamo tante persone che adorano Dio, che lo riconoscono creatore e dominatore e che lo amano con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. Chi gli darà il ricambio di adorazione, di amore, di riconoscimento del suo essere creatore e dominatore di tutto, per tutti quelli che non glielo danno? Chi gira nella divina volontà, che ha imparato a girare nella divina volontà, ancora ricambiarti in amore per tutti, per ciascuna cosa creata. Il giro nella divina volontà, sappiamo che non è soltanto un portare per l'immensità del divin volere, e ricordiamo sempre che questa operazione si fa per questo motivo. La divina volontà è attualmente presente e operante in tutto ciò che è stato e che sarà. Quindi appena io entro nella divina volontà, perché posso dare il ricambio di amore, di adorazione per tutti? Perché nella divina volontà io trovo subito tutti gli esseri umani creati. Dice qui, dal primo fino all'ultimo uomo delle future, presenti e passate generazioni, dice Luisa. Quindi fatta questa operazione, che è istantanea, perché appena io entro nella divina volontà sto già connesso con tutto quanto l'universo, insomma con tutto quanto ciò che è stato e che sarà, compio questo gesto a nome di tutti. Non solo, ma dice Luisa, ricambiarti in amore per tutti, per ciascuna cosa creata. Allora, soltanto amare Dio per tutti, ma mettere il ti amo in ogni singola creatura, ma anche dare voce alle creature non intelligenti, cioè tutte meno che gli altri nostri esseri umani, e ricambiare da parte della creatura stessa l'amore, l'adorazione e il riconoscimento di Dio come suo creatore e suo dominatore, che è dovuta da parte di qualunque altra creatura, che la creatura tacitamente fa, d'accordo? Perché nessuna creatura è uscita, a differenza di noi, dalla volontà di Dio, proprio perché non c'è una volontà libera. Ecco, ma non può dare al Signore la gioia del ricambio di amore e di adorazione, appunto perché non c'ha le facoltà spirituali che gli permettono di farlo, ma noi ce l'abbiamo. Ecco, dopo questa premessa, andiamo alla seconda parte. Ma chi può dire tutto ciò che la mia povera mente diceva? Andrei troppo per lungo, perciò faccio punto. Ora, mentre ciò facevo, un pensiero mi ha detto: come va ed in che modo nostro Signore ha messo in ogni cosa creata fiumi d'amore verso la creatura? Ed una luce ha risposto al mio pensiero: certo, figlia mia, che in ogni cosa creata il mio amore si riversava a torrenti verso la creatura. Te lo dissi altrove, te lo confermo ora, che mentre il mio amore increato, qui ascoltiamo bene, questi sono passaggi veramente stupendi, creava il sole, ci metteva oceani d'amore. Sentite, ed in ogni goccia di luce che doveva inondare l'occhio, il passo, la mano e tutto della creatura, correva il mio amore, e quasi ripercuotendole dolcemente la mano, il passo, la bocca, le dà il mio bacio eterno e le porge il mio amore. Alla luce corre insieme il calore, e ripercuotendola un po' più forte, quasi impaziente dell'amore della creatura fino a dardeggiarla, le ripeto più forte il mio ti amo eterno. E se il sole con la sua luce e calore feconda le piante, è il mio amore che corre alla nutrizione dell'uomo. E se ho disteso un cielo sul capo dell'uomo tempestandolo di stelle, era il mio amore che, volendo allietare l'occhio dell'uomo, anche la notte gli diceva in ogni scintillia di stella: il mio ti amo. Sicché ogni cosa creata porge il mio amore all'uomo. E se ciò non fosse, non aveva nessuno scopo la creazione, ed io non faccio nulla senza scopo. Tutto è stato fatto per l'uomo,
Ma attenzione, l'uomo non lo riconosce e si è cambiato per me in dolore. Perciò, figlia mia, se vuoi lenire il mio dolore, vieni spesso nel mio volere e a nome di tutti dammi adorazione, amore, riconoscenza e ringraziamento per tutti. La degna seconda parte di quello che abbiamo ascoltato, no? Allora, c'è anzitutto una cosa che abbiamo saputo stasera, che se tu esci la mattina, anche se non per andare al mare, dove proprio quest'operazione viene ancora più coscientemente vissuta, tu ti prendi una montagna di baci eterni e di porzione di amore divino, per il fatto stesso che esci fuori di casa la mattina, perché appena la luce del sole ti illumina e appena ti fa sentire il suo colore, lo ha detto Gesù qui, le dà il mio bacio eterno e le porge il mio amore. Ogni goccia di luce che doveva inondare l'occhio. E nel calore del sole, altro ti amo più intenso. E nel fatto che la luce e il calore del sole servono, questo lo sappiamo, abbiamo imparato tutti quanti a scuola, insomma, anche alle scuole dell'obbligo, a consentire che le piante abbiano quello sviluppo necessario a produrre alimento per l'uomo. Nel compiere questa funzione, il sole veicola l'amore della divina volontà che lo ha creato, in vista del fatto che avrebbe dovuto, anche del fatto che avrebbe dovuto fecondare, rendere feconde le piante per il nostro nutrimento. E così tutto quanto il resto. Dice sempre Gesù: ogni cosa creata porge il mio amore all'uomo. Cioè, noi dobbiamo capire cosa significa bene entrare in questo mondo, no? Ogni cosa creata, dicevo nei giorni scorsi, forse in qualche meditazione probabilmente, che noi saremo messi bene nella divina volontà, quando proprio basta che ti giri intorno, quando ci si comincia un pochino ad affinare le orecchie, no? A diventare veramente grandemente contemplativi. Guardi un fiore, guardi un albero, guardi una pianta, guardi un animale domestico, alzi gli occhi verso il cielo di giorno o di notte, guardi il sole, guardi la luna, vedi le stelle. Ogni cosa creata porge il mio amore all'uomo. Quindi, come tante volte ci siamo detti e continueremo a dire, per esempio, uno degli obiettivi dei giri è farsi coscienti dell'amore di Gesù. Ecco perché dobbiamo esercitarci un po', anche un po' di fantasia, no? Io ho già detto che nelle puntate precedenti che sto cercando di fare qualche podcast con qualche esempio di giro, che purtroppo adesso è una settimana e più che non li aggiorno perché il tempo è sempre abbastanza limitato, ma lì noi dobbiamo e possiamo alimentare la nostra farmacia, la nostra fantasia, scusate, perché se un giro te lo inventi tu, è bellissimo, perché sei tu che farai, tra virgolette, la gradevole fatica di andare a prenderti quel ti amo particolare che Gesù ha messo in quella cosa particolare su cui ti metti a girare. Tutto per amore dell'uomo, ogni cosa creata. Ma qui che significa anche l'aria che respiriamo? Ma siamo stati per 2 mesi tappati in casa come i topolini con il lockdown. Quindi, che te creature vedevi? Come che creature vedevi? L'acqua la bevevi, no? Mangiavi, mangiavi, a respirare respiravi.
L'acqua che bevi, il cibo che mangi e l'aria che respiri sono ti amo di Dio per te. Di questo dobbiamo farcene coscienti. Le mani che si muovono, cioè ogni tanto dagli un'occhiata, capito? Ogni tanto, per esempio, fatti attento ai movimenti che fai, no? Cioè cammini, comincia a pensare magari che prodigio è il camminare, perché lo è, d'accordo? Pensa cosa c'è in quell'atto, pensa tutta quanta la muscolatura, la conformazione delle ossa, i tendini, quel capolavoro immenso, insomma, di perfezione che è il piede dell'uomo, la posizione eretta, i centri di comando che fanno sì che tu ti muovi, cioè noi camminiamo, così conosciamo anche un pochino la nostra anima, no? Certo, quando io cammino devo decidere di iniziare a camminare, no? Però il procedimento del camminare poi va avanti da solo, l'adeguamento dei battiti cardiaci, per esempio, va avanti da solo, cioè se è necessario che aumentino perché sto facendo un pochino di fatica, non sono io che devo fare un atto cosciente e decidere questa cosa, va tutto in automatico, ma quello va in automatico perché il nostro Signore ci ha donato un'anima intelligente, intelligentissima, che svolge tutta quanta una serie di funzioni che non necessitano della nostra coscienza e dell'uso delle nostre facoltà spirituali e che ci toglie il pensiero. Capiamo? Allora, noi a queste cose dobbiamo assolutamente farci attenti. Tutto è stato fatto per l'uomo, attenzione, ma l'uomo non lo riconosce e si è cambiato per me in dolore. Quindi non farsi attenti a queste cose, non andare a cercare di conoscere, di cambiare l'amore di Dio, è dare dolore a Gesù. Lo dice qui. Io non faccio nulla senza scopo. La creazione non aveva altro scopo che porgere il mio amore all'uomo, ma l'uomo non lo riconosce, anche se tutto è stato fatto per lui. E questo si cambia per me in dolore. Quindi girare significa, tra le altre cose, andare a lenire il dolore di Gesù. Perché? Perché quando noi giriamo non siamo solo noi ad adorare, ad amare, a ringraziare, a riconoscere, ma lo facciamo anche per tutti quelli che non lo fanno, che purtroppo penso che possiamo ragionevolmente pensare, ahimè, sono la larga maggioranza degli esseri umani. E purtroppo, ahimè, temo tra essi non pochi battezzati. Queste sono cose veramente, veramente belle. Bene, passiamo al secondo brano, forse non lo leggeremo tutto, cominciamo la lettura. Stavolta si passa al volume 18, 9 agosto 1925. Vedete, ancora comincia nello stesso modo. Mentre mi stavo fondendo nel santo volere divino, per ricambiare in amore tutto ciò che Dio aveva fatto nella creazione per amore delle creature, il pensiero mi diceva che non era necessario fare ciò, né era gradito al mio Gesù questo modo di pregare. Questo l'abbiamo meditato credo proprio nei giorni scorsi. Questo c'è una Dio incidenza, perché più o meno dove siamo arrivati con le meditazioni, lo ricordo adesso che lo sto leggendo. Dice: non era necessario fare ciò, né era gradito al mio Gesù questo modo di pregare. Questa è un'invenzione della mia testa. Quindi lui si riprende questo discorso. Io sto facendo questo tipo di operazione. Dice: ma a che serve sta roba? Ma che sto a fare?
Ma servirà qualcosa. Il Signore sarà contento, non sarà contento. È necessario, è gradito a Lui. Dice, figlia mia, tu devi sapere che questo modo di pregare, cioè di cambiare Dio in amore per tutte le cose da Lui create, è un diritto divino. Attenzione, ci fermiamo subito, ed entra nel primo dovere della creatura. Attenzione, commentando il brano precedente abbiamo parlato della giustizia e della religione. Quindi è un diritto divino, cioè quando si ha un diritto, si ha un corrispondente dovere, è primo dovere della creatura. È la cosa più importante. Noi abbiamo certamente i doveri di osservare le leggi dello Stato, i doveri civici, i doveri di osservare la legge della Chiesa, ma il primo dovere è ricambiare Dio in amore. Non è un optional. È un dovere. La creazione fu fatta per amore dell'uomo, prosegue la lettura. Anzi, fu tanto il nostro amore che se fosse necessario avremmo creato tanti cieli, tanti soli, mari, terre, piante, tutto il resto per quante creature dovevano venire alla luce di questo mondo. Affinché ognuno avesse una creazione per sé, un universo tutto suo. Come difatti, quando il tutto fu creato, solo Adamo fu lo spettatore di tutto il creato ed egli poteva godere tutto il bene che voleva. E se ciò non facemmo, cioè fare un sole apposta per me e uno apposta per te, una luna apposta per me e una apposta per te, se ciò non facemmo fu perché l'uomo poteva godere lo stesso tutto come se fosse suo, ad onta che gli altri ne godono. Infatti, chi non può dire il sole è mio e godere della luce del sole per quanto ne vuole? Possiamo fare soltanto una battuta, no? Io a volte faccio una battuta un po', non lo so se fa sorridere qualcuno, no? Quando qualcuno mi dice, sono stato al mare, si fa che? A prendere il sole. Dico, ecco, mi raccomando, non te lo prende tutto, lasciane un po' pure per gli altri, no? Questa è una battuta che potrebbe, insomma, anche sembrare non molto felice, no? È un modo per farsi un innocente sorrisino, a mio avviso, no? Però non c'è nessun pericolo che chi va mai a prendere il sole lo consumi, d'accordo? O se lo prenda solo per sé, d'accordo? Perché chiunque ce l'ha come se fosse solo suo. Le cose divine, no? Dice, chi è che non può dire che l'acqua è mia e dissetarsi e servirsene dove la necessità, che il mare, la terra, il fuoco, l'aria sono cose mie, tante altre cose da me create. E se tante cose, e se qualche cosa l'uomo pare che difetta, che stenta la vita, è il peccato che sbarrando il passo ai miei benefici impedisce alle cose da me create di essere larghe per la creatura ingrata. Quindi, stando tutto ciò che in tutte le cose create Dio vincolava il suo amore verso ciascuna creatura, in essa entrava attenzione, il dovere di ricambiare Dio con il suo piccolo amore, con la sua gratitudine, con il suo grazie verso chi tanto aveva fatto per lei. Parliamo adesso un attimo della gratitudine. Prima non c'era questo termine. La gratitudine è un atto di giustizia. Questo vale nei confronti di Dio, e ne parliamo adesso, ma anche nei confronti del prossimo. Dopodomani, anzi già da domani sera, cominceranno le celebrazioni del Sacro Cuore. Gesù si è lamentato tanto con Santa Margherita dell'ingratitudine, oltraggi, indifferenze, freddezze e ingratitudini. Noi ci rendiamo conto, cioè, di quello che ha fatto il nostro Signore per noi, cioè, noi non possiamo non dirgli grazie, ma grazie è niente, d'accordo, ma dovremmo dirgli un grazie in lacrime, cioè, dovremmo stare tutto il giorno a dire grazie in continuazione. Il mio caro, amatissimo Cardinale Petrocchi, il vescovo che mi ha ordinato, diceva sempre che il ringraziamento è la forma più alta di preghiera. C'ha ragione. C'ha ragione.
Gli uomini non ci pensano mai all'Altissimo, non ringraziano di niente, se qualche volta gli rivolgono la parola è per metterlo sotto processo, questo l'ho detto infinite volte. Ma noi dovremmo stare a dire un grazie in continuazione. E infatti nella Santa Messa, che si chiama anche Eucaristia, Eucaristia viene dal greco Eucharistein, che significa rendere grazie. Quando comincia la liturgia eucaristica, cioè subito dopo l'offertorio, il cosiddetto prefazio, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, io dico. Tutti rispondono, è cosa buona, attenzione e giusta. Giusta significa che è un atto di giustizia, che è un atto dovuto ringraziare, la gratitudine. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, nostro dovere. Non, ma se mi va, chi non ha ringraziato tanto nostro Signore deve confessarsi, deve dire in confessione: io non ho ringraziato Dio per tante cose meravigliose, belle e sante con cui ha riempito la mia vita, e non si cominci a dire: ah, io non ce l'ho perché mio marito, mio figlio, mia suocera, il tumore, a questo, quell'altro, non c'è lavoro, c'è il coronavirus, tutte queste cose qui. Non si comincia a dire tutte queste percacce qui, d'accordo? Perché tu respiri, hai la luce del sole, bevi, mangi, quindi già questo è più che sufficiente. Per mettere in capo a te il dovere di ringraziare. Il nostro dovere è fonte di salvezza. Ci rendere grazie quando, sempre, dove, in ogni luogo. Vedete la sapienza, insomma, anche della Chiesa, no? I prefazi, anche i prefazi sono sempre gli stessi, anche nella messa a rito antico, vere dignet iustum est, vere dignet iustum est, comincia così, no? È veramente cosa degna e giusta rendere grazie sempre in ogni luogo, no? Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, ecco. Il grazie. E noi dobbiamo imparare, guardate che noi dovremmo essere, guardate che il grazie è proprio, il grazie è una delle parole del cielo, secondo me. Io so che molti non credono a Medjugorje, per carità, rispetto chi non ci crede, io personalmente ci credo, chi dirà se bisogna crederci o non crederci sarà la Chiesa. In ogni caso desta molto, come dire, desta un'impressione molto molto bella sentire che ogni messaggio termina con grazie per aver risposto alla mia chiamata. Sicuramente, sicuramente la Madonna è una che grazie ne dice aiosa e le dice anche a noi. Cioè, e se facciamo qualche cosa per lei, sicuramente ci dice grazie, proprio può stare proprio tranquillissimo. E io sono sicurissimo che durante la sua vita terrena Gesù di grazie ne ha dette una montagna, d'accordo? Perché grazie bisogna dirlo e dobbiamo dirlo alle persone che ci stanno vicino. La nostra giornata deve essere costellata di grazie, non dobbiamo pensare che tutte quante le cose siano dovute. È dovuto il grazie per chi ci fa qualunque cosa, capite? Qui c'è tutto quanto il tema, per esempio, dei figli nei confronti dei genitori. Io avevo un professore bravissimo, alla Gregoriana, quando sui primi anni della teologia, che parlava della gratitudine doverosa dei figli verso i genitori, cosa che oggi, fondata su cosa? Ah, su un fatto semplicissimo.
Tu c'hai un debito con i genitori che non potrai mai ripagarlo, perché tu non gli puoi restituire quello che ti hanno dato. La stessa cosa vale molto a maggior ragione il debito che noi abbiamo con l'Altissimo. I genitori ti hanno dato la vita, capito? Ti hanno dato la vita. Per questo che guai a un figlio che si rivolge malamente a un genitore, che lo maltratta, lo via a parolacce, perché oggi se ne sentono tutti i colori, insomma, no? Lo trascura, gli dà dispiaceri gratuiti. Non si può fare. E anche se un genitore fosse non all'altezza, fosse difettoso o anche cattivo, concediamo tutto, la gratitudine permane, perché buono o cattivo che sia, sempre la vita t'ha dato, e permane come atto di giustizia. Ma chi c'ha ancora i genitori vivi, io gli suggerisco, la faccia, se non l'ha mai fatta, la faccia questa cosa, così come è da fare nella preghiera nei confronti di nostro Signore. Evidentemente è un suggerimento, per fare non so che volete. Vai da tuo padre e da tua madre, finché sia troppo tardi che è morto, cioè, lo fai anche dopo che sono morti, eh? Quindi, se uno si mette in preghiera, se l'anima è salva, stai tranquillo che il nostro Signore gli fa aprire le orecchie su quella preghiera e ti ascolta, no? Ma digli un grandissimo grazie per tutte le cose che ti ha dato e per come è riuscito a dartele, perché insomma anche mettersi a fare i giudici spietati nei confronti dei genitori, i nostri genitori sono esseri umani, d'accordo? Come noi. Questa smania, a me non piace questa cosa qui, di sparare sempre a zero, perché come lo si fa con i genitori, così poi lo si fa con tutti, no? Lo si fa anche con le autorità civili, con le autorità ecclesiali, insomma, no? Non sono cose belle da fare, insomma. Un genitore va ringraziato per tante cose, tu devi sforzarti di vedere le cose belle perché lo devi ringraziare. Poi oltre a grazie bisogna pure chiedere scusa, ecco, a Dio e pure ai genitori. Però questo insomma, quindi dovere di ricambiare Dio con il suo piccolo amore, con la sua gratitudine, con il suo grazie verso chi tanto aveva fatto per lei. Sto riprendendo la lettura. Questo non ricambiare Dio in amore per tutto ciò che ha fatto nella creazione per l'uomo è la prima frode, capito? Che fa la creatura a Dio, è un usurpare i suoi doni senza neppure riconoscerle da dove vengono e chi tanto l'ha amato, capite? Non fare questa cosa qui. Tu dici, hai mai frodato? No, no, non ho mai frodato nessuno, io non ho mai venduto una merce contraffatta, non ho mai fatto la cresta con le assicurazioni, insomma, che... Ma a Dio, se non gli hai detto tanti grazie, l'hai frodato, anzi, hai usurpato i suoi doni. Chi ti ha dato il permesso di appropriarti dei suoi doni senza dirgli grazie? Chi ti dà il permesso di respirare senza ringraziare il Signore? Chi te lo dà il permesso? Tu rubi l'aria se non ringrazi il Signore. E Gesù insiste, perciò è il primo dovere della creatura, non solo primo dovere, ma è tanto indispensabile questo dovere ed importante, indispensabile dovere ed importante. Voi pensate anche, cioè, alla gravità oggettiva, no? Di chi spara bestemmie dalla mattina alla sera, sia bestemmie da scaricatore di porto, sia bestemmie di chi mette continuamente Dio sul banco degli imputati, ecco, come si è sentito dire anche in qualche testo, diciamo così, ecco, mettere Dio sul banco degli imputati, insomma, purtroppo operazione molto molto diffusa. Pensa a chi bestemmia dalla mattina alla sera.
Cioè, sono delle cose orribili, d'accordo? Cioè, da inorridire. E allora che cosa è successo? Chiudiamo con questo perché siamo arrivati, sì, al termine. Tanto indispensabile questo dovere importante che colei che prese a petto tutta la nostra gloria, la nostra difesa, chi è questa colei? Il nostro interesse, non faceva altro che girare per tutte le sfere. Ecco la prima grande giratrice, la maestra dei giri. Dalla più piccola alla più grande delle cose da Dio create. Per imprimere il suo ricambio di amore, di gloria e di ringraziamento per tutti e a nome di tutte le umane generazioni. Attenzione. Dalla più piccola alla più grande delle cose create. La Madonna sicuramente si faceva i giri per le formiche, sicuro al 100%, senza nessun dubbio. Gli insetti, sicuro al 100%. Così come le galassie, per come le conosceva, sicuro al 100%. Dalla più piccola alla più grande delle cose da Dio create. Per imprimere il ricambio di amore, di gloria e di ringraziamento per tutti a nome di tutte le umane generazioni, fare tutto quello che noi non abbiamo fatto. Ah sì, fu proprio la mia mamma celeste che riempì cielo e terra del ricambio a tutto ciò che Dio aveva fatto nella creazione. Dopo di lei fu la mia umanità, perché Gesù è venuto cronologicamente dopo, la Madonna aveva già cominciato prima dell'incarnazione. Che compì questo dovere così sacrosanto, questo lo sappiamo dagli scritti, che Gesù ha rifatto gli atti di tutti gli esseri umani, emettendo tutto quanto il ricambio di amore, di adorazione, di ringraziamento, di lode, di benedizione all'Altissimo che noi non mettiamo in quello che facciamo. Ce l'ha rivelato. Dopo di lei fu la mia umanità che compì questo dovere così sacrosanto, a cui tanto, tanto, due volte dice tanto, la creatura aveva mancato, e che mi rese propizio il mio Padre Celeste verso l'uomo colpevole. Sicché furono le mie preghiere e quelle della mia inseparabile mamma. Qui torniamo, che lui si diceva, ma sarà inutile questa cosa qui, ma che è inutile? Ma se l'ho fatta io, l'ho fatta la Madonna, ma che stai a scherzare? Cioè, quindi. Non vuoi tu ripetere le nostre preghiere, anzi, ti ho chiamato nel mio volere perché ti associ con noi e segui e ripeti gli atti nostri, ed è la stessa cosa che dovremmo fare anche noi, tale e quale. Quindi, io spero che, ecco, in ciascuno piano piano che comprende questo mondo, conosca veramente questo spirito profondamente contemplativo e ricettivo, questa capacità di vedere l'amore di Dio e di ricambiarlo in continuazione con un grazie ininterrotto per noi e per tutti. Bene, amici, ci vediamo a Dio piacendo, ci sentiamo su queste frequenze la settimana prossima e per l'intanto, ecco, una santa notte e soprattutto, ecco, domani e dopodomani abbiamo è sabato, Sacro Cuore di Gesù, Sacratissimo Cuore di Gesù. E cuore immacolato di Maria, ecco, da andare a vedere questi ricettacoli dell'infinito amore di Dio e di come l'hanno saputo tutto assumere e tutto ricambiare per noi e per tutti. Alla prossima, Ave Maria.